di Televiole insieme niente di meno che a Otello Profazio. Devo dire che Otello Profazio è stato uno dei miei primi cantanti preferiti, fin da quando ero in tenera età. E mi ricordo le sue canzoni di allora, ho un bel 45 giri, Amore Amore da una parte e dall'altra parte La Crozza. L'ho sempre ammirato, ho sempre cercato i suoi dischi e questo amore che ho avuto per le canzoni di Otello Profazio, stasera finalmente ho potuto ascoltarlo dal vivo, ho potuto ascoltarlo in piazza Duomo, in piazza Macri, per in occasione d'un bitu, questa grande tradizione che abbiamo noi a Taurianova, il falò di stelle secche dei lupini, i lupinazzi, che apre i festeggiamenti, aprono la novena della Madonna della Montagna. Ecco, Otello Profazio, io ti ho sempre ammirato, ho quasi tutti i tuoi dischi. Ecco, ho ammirato la tua ricerca continua, ma da dove parte questa ricerca? Chi ti muove? Oltre naturalmente, noi non parliamo di interesse naturalmente, ma chi ti muove? Perché è un amore il tuo, senz'altro, è sicuramente un amore, se no non potevi sobbarcarti queste fatiche, queste così continue nottate e questo giro per il mondo. C'è qualcosa che ti ha mosso dal primo momento, perché è da sempre che tu fai queste canzoni? Tu hai fatto domande e hai già dato le risposte, potrei anche non dire nulla. Comunque, tu hai detto che mi hai sempre ammirato questa ricerca, eccetera, eccetera. Ma io non è la prima volta che vengo a Taurianova a cantare, sarà la settima, l'ottava, perché il buon Viola qua mi pare che mi ha portato la prima volta intorno agli anni 68, 70 Sì, addirittura. più o meno, No, eh? esatto. Quindi io faccio il cantante, anzi il cantastorie, non perché pensassi di fare il cantante, perché ho una bella voce, mi piaceva fare e cantare queste cose. Poi è diventata una professione, ma non era, non ci pensavo neanche che potesse diventare una professione. Io avevo solo questo amore per le cose popolari. E non erano solo le canzoni, ma tutto ciò che riguarda i racconti, le barzellette, gli scioglilingua, le favole, quindi tutto ciò che riguarda le tradizioni popolari. È chiaro che a mano, siccome ho avuto successo da piccolo, diciamo, quindi ho potuto muovermi con una certa elasticità e con una certa autonomia, ho potuto, fare veramente quello che desideravo fare, senza fare compromessi con nessuno, capito? Quindi se mi accettate così, bene, chi mi vuole, bene, chi no, pazienza. Ho cercato di imporre un gusto e credo di esserci riuscito perché se in una piazza ho anche il 40%, è già un grossissimo successo, ma poi la cosa impressionante in questo periodo è che sono i giovani più che gli anziani che hanno cominciato ad apprezzare questo mio lavoro. Questi giovani, tanto deprecati, che però, ecco, talvolta non si accostano a queste cose. Dice, sai, viene Otello Profazio. Dice, chi è? Perché i mezzi di comunicazione di massa non propongono i cantanti popolari e quindi loro non sanno, quindi non è che si astengono dall'ascoltare Otello Profazio perché dice lo conosco e non mi piace. Io infatti ho avuto la sorpresa più di una volta da parte di giovani anche del nord che sono venuti a congratularsi, sa, dice mi sono divertito molto, sa che non me l'aspettavo e questo io lo considero un grande complimento. Intanto colgo l'occasione anche per salutare Benito Viola e per ringraziarlo per questa occasione che ci dà, questa opportunità di stare insieme a Otello Profazio di fronte a una telecamera, anche perché ne possiamo parlare. E Otello Profazio non è solo quel cantante leggero, di popolare, di musica popolare fine a se stessa, abbiamo detto prima, è un ricercatore anche della musica popolare, ma questa ricerca, questa intercala delle sue poesie,
che pubblica ogni domenica sulla Gazzetta del Sud, delle profezionate, profezionate, profeziate, profeziate, profeziate. E sono delle cose molto belle che poi sono, toccano l'attualità in modo particolare, con parole molto semplici, ma con vocabolo che poi dà anche il significato, sotto. Questa è una cosa molto importante, che molte volte io, che sono anche un, cultore della lingua nostra calabrese, non riesco a interpretare. Ecco che sotto c'è subito l'interpretazione, il significato di quel vocabolo dialettale. Ecco, quindi è anche un poeta. Otello Propazio, sei anche un poeta. Non offendere le persone, tu non sei autorizzata a offendere. Io sono un proeta, nel senso che le mie non sono poesie, ma sono specie di prose e poesie. Non mi interessa la poesia, cioè il fatto poetico può venire fuori, ma non sono in competizione con quelli che si definiscono poeti. E per quanto riguarda poi le profaziate, queste cose che scrivo io, non mi preoccupa la purezza del dialetto. Dice, ma Profazio dice in che lingua scrive, in che dialetto scrive. Oggi non esiste più il dialetto di una volta. E se dovessi scrivere nel dialetto di 100 anni fa, io non scriverei. Cioè io scrivo in quel dialetto italianizzato, in quell'italiano dialettizzato, che poi tengo conto anche dei vocaboli che vengono dall'estero. Cioè certe cose come scoop. Per esempio, diventa scoop, scoppi. Quindi è il linguaggio parlato di quel tale che non conosce l'italiano, però avendolo sentito parlare, anche lui lo vuole parlare, e quindi dice, insomma, mi interessano le forme espressive e mi interessa, ecco, porre il dito sulla piaga dei fatti, delle situazioni che succedono e mettere in rilievo anche l'arguzia, l'intelligenza, cioè. E io cerco di fare, scusate se mi avanto, un esercizio di intelligenza. Intelligenza, cioè io denuncio delle cose e propongo i rimedi. Ecco, cerco di essere utile alla società di oggi, secondo il mio modo di vedere, di fare un'opera sociale, diciamo così, di impegno sociale. Infatti sulla Gazzetta sono seguitissime queste profaziate. Veramente sì, sono seguitissime perché, figurate, una rubrica che dura 8 anni già, quindi è un record. E inoltre le faccio sul TG3 della Calabria Sì, il io sono stato sabato, proprio la seconda serie, prima si chiamava Il Commentautore, ora si chiama Dal Canto Mio. E sono più importanti, diciamo, queste della televisione perché? Non perché non siano importanti quelle della Gazzetta, perché intanto le recito io e c'è invece sulla Gazzetta la difficoltà di saper leggere il dialetto, che non tutti ne sono capaci. E poi inoltre canto una canzone di ricerca, soprattutto. Quindi è più personalizzata e arriva più dritta allo scopo. Ecco, ha pubblicato anche un libro sulle prefaziate. Questa è una cosa molto importante perché già, ecco, gli editori riconoscono la validità dell'opera. Ma al di là di questo pure, c'è questa ricerca, specialmente per il fatto che Otello gira il mondo e va in America, è andato in Germania, forse conosce ormai tutto il mondo perché i nostri emigrati. Beh, i nostri emigrati purtroppo sono in tutto il mondo, i calabresi, ed è apprezzato e richiesto in tutto il mondo. Ecco, l'accoglienza che ti fanno i nostri emigrati, immagino che è grande e stupenda. Che rapporto hai con questi? Dunque, questa è una cosa importantissima e mi piace che hai toccato questo tasto. La canzone conclusiva dello spettacolo qui di Taurianova è appunto la ballata epica dell'emigrazione. Che cosa è nata da questa mia collaborazione con i nostri emigranti, da questo incontro con i nostri emigranti? È nata questa mannaia agli ingegneri. Io ho raccolto tutte le espressioni di dolore, di gioia, di nostalgia, di delusione dei nostri emigranti, dettate talvolta in momenti diversi, perché è chiaro che nel primo periodo
è un periodo di assestamento e più di un emigrante è stato in disperazione, no? Comunque la cosa che ho notato sempre, ed è la cosa che è la caratteristica nostra della gente del sud, dell'ironia dolorosa, la capacità di ironizzare sulle proprie disgrazie. Ecco, per esempio, quell'emigrato in Australia che mi disse, dici, l'Australia, i primi 30 anni sono brutti, poi, capito? O quell'altro dice, l'Argentina a cu futti e a cu rovina, questo ha suscitato scalpore, perché non c'è niente di buono. Ma era dettata da un momento di delusione, perché prima di affermarsi, prima di adattarsi a una nuova società, ecco, bisogna che passi del tempo. Poi, ecco, la cosa importante del mio rapporto, a parte le accoglienze, che è stata sempre stupenda, commovente, potrei citare tantissimi episodi, che io, contrariamente agli altri cantanti, anche di musica leggera, che vanno all'estero, sai quanto è facile andare all'estero e fare piangere gli emigranti? Proprio facilissimo. Uno si mette lì, sai, ho portato la terra, questa è terra benedetta della Calabria. Niente, queste sono mezzucci che io non intendo. Io gli emigranti, non canto neanche calabresella, dici canto calabresella, meno che meno Calabria mia. Dice, mi schermisco dicendo, quando viene il re Tano fatelo cantare da lui, perché io in effetti mi vergogno di cantare quella canzone, una canzone dove si dice i meglio figli sono aiuti fora, come se quelle rimaste sono pezze da piedi, cioè, ma si fa per fare sentire grandi i nostri emigranti, si fa per farle commuovere, quelle piangono, io non le voglio far piangere, io le voglio far ridere. Cioè, in un certo senso, io voglio insegnare loro, ammesso che io possa insegnare niente, non posso insegnare niente a nessuno, a odiare l'Italia più che ad amarla. Perché, insomma, ognuno avrebbe diritto a lavorare in casa propria. Uno è andato lì e ora dice, sai, c'era un tale che si era portato, registrato una ranocchia, dice, questa è la ranocchia di Vigline, Vigliaturo, e la gente piangeva. Piangeva, capisci? Quindi tutta un'altra cosa. Io voglio fare un lavoro costruttivo, raccolgo dei documenti e quando mi chiedono com'è la Calabria, perché poi alla fine noi rimpiangiamo che cosa, la nostra nostalgia, stando all'estero, è la nostalgia del tempo giovanile al paese, anche di quando c'era povertà, perché è sempre un bel ricordare. Questo è il, ma cerco di fare un'opera costruttiva anche all'estero. Ma Benito Viola non parlò per niente. Sì, vabbè, dopo lasciamo. No, grazie al signor Benito Viola perché ci dà questo spazio, questa possibilità, opportunità di parlare un po' con Otello Profazio. Otello, ci sono i canti di Sollazzevoli che sono veramente un momento particolare durante i tuoi spettacoli, perché la gente li aspetta con ansia quasi e si diverte a sentire i tuoi canti a doppio senso, i tuoi canti che poi, come li fai tu, sai dare il momento opportuno, il tocco quasi. E, ecco, questo è pure un momento di ricerca. E hai capito che alla gente piace questo genere, oppure da che cosa nasce tutto questo? Ecco. No, nasce dall'incontro con le persone nei vari paesi, cioè queste canzoni di sano doppio senso, direi, sì. Perché sono delle cose un po' civettuole, diciamo. Cioè, sono cose che ho raccolto nei paesi, non sono opera mia, io ne faccio un'interpretazione e all'atto della incisione non sapevo neanche che avrebbero incontrato, ecco, che le donne di Lubrichi, per esempio, sarebbero diventate famose nel mondo. E ti posso assicurare, quando io ho inciso una delle prime canzoni, e Q30 Carrini mi cattai una vigna, me la cattai sopra la montagna, non immaginavo che potesse. Perché non è Ciuccio Bello di Stucori, non è il Brigante Musolino, non è Vittina Crozza, la canzone più nota
nel mondo di Calabrese, ma è Cuccenta Carrini mi cattai una vigna, perché è un po' la canzone di tutti, perché quando noi andiamo a pensare Cuccenta Carrini mi cattai una vigna, me la cattai sopra una montagna, così sciuppava un rappo e cui una pigna, povera vigna mia, così la magna, eh? Questa è proprio, tutti abbiamo una vigna lontana, eh? E tutti ci mangiano le nostre cose, ci prendono le nostre cose, eh? Quindi, ma ora non mi ricordavo la domanda qual era. Sì, il sollazzevole. Ah, ecco, niente, sono delle canzoni che ho apprese, e ho apprese talvolta furtivamente, no? Anche quella che ha tanto successo, mi pare che Catoccu Ya, no? Esatto. Che ha la ragione di essere nella frustrazione dell'uomo, soprattutto, che adesso per fortuna è in via di estinzione, no? E praticamente il sesso era un tabù, ecco. Certo, certo. Non si poteva dire neanche di desiderare una donna perché pareva brutto. Ma sembra che sia nata da queste parti questa canzone, nella nostra piana. Sì, io l'ho appresa a Cittanova, questa mi pare che Catoccu Ya, da un gruppo di ragazzi universitari a Roma, perché i modi per arrivare ai canti popolari non sono soltanto quelli tradizionali di andare dal vecchietto o dalla vecchietta che ti racconta, ma sono talvolta anche i giovani. Molte delle canzoni popolari calabresi io le ho apprese all'estero, perché ci sono delle zone dove il folklore è più vivo che da noi, cioè rimane cristallizzato. Cioè c'è il dialetto di Taurianova, per esempio, quello di 70 anni fa, qui ormai non c'è più, ma lì magari si è mantenuto. E anche i costumi talvolta si mantengono, perché magari in certe zone, anche dell'Australia, ci sono delle ragazze che vengono tenute sotto controllo, cosa che oggi in nessuno dei nostri paesi internati più avviene. Guai a usare minigonne, e questo è un male, perché non si adeguano alla situazione. È un male e un bene a un tempo, perché oggi è chiaro, siamo standardizzati, c'è la televisione, sia come linguaggio, sia come vestiti, sia come mangiare. Ecco. Noi parliamo tanto, per esempio, del mangiare meraviglioso, gli stigioli, le cose, eccetera. Ma noi non siamo contro il progresso, anche ricercatori, perché è fuori di dubbio che oggi si campa di più perché ci alimentiamo meglio. Anche se la roba che mangiavamo prima era più sana, però quando ci mangiavamo un lardo non ci poteva certamente fare bene. E che magari all'epoca ci mangiavamo il lardo, però facevamo 50 km a piedi o zappavamo. Oggi zappa l'aratro. Senti, Otello, ancora un altro minuto ti rubiamo perché tu devi rientrare a Reggio. Siamo stati oggi, ho notato in piazza Macri, dopo, quando c'è stata la tua esibizione, prima della tua esibizione, che molti giovani invocavano il tuo nome, molti giovani gridavano Otello, Otello. Questa è una cosa che mi ha fatto piacere veramente, perché noi, sai, come quando un comitato festa cerca un cantante per riempire la sua serata, no? Non sa, vediamo cosa che succede, no? Io personalmente pensavo di andare sul sicuro con Otello Profazio, perché intanto magnificamente era adatto alla serata del Falò d'Umbito, perché quella è una grande tradizione, come è una grande tradizione anche Otello Profazio e le sue canzoni. Oh, attenzione, sempre fermo restando che la tradizione è anche progresso, non è che è solo conservazione, ma anche ricerca per andare avanti. E allora, però, ecco, mi ha sorpreso proprio il fatto dei giovani. Quindi sei riuscito a conquistare anche i giovani, l'hai accennato prima. Ecco, ci vuoi dire ancora meglio questo tuo rapporto con i giovani? No, il mio rapporto con i giovani viene per due tipi di motivi, cioè la ricerca del revival, perché molto spesso, ecco, questi ragazzi ballano le canzoni mie. Tu vedi che c'è, ecco, magari a Taurianova non tanto è successo questo, ma ci sono certe zone della Ionica, la zona di Gerace, dove assolutamente è ritornata in auge la tarantella, soprattutto presso i giovani. E quindi mi impediscono addirittura in quella zona di fare un mio programma predisposto, perché vogliono solo le canzoni che possono ballare
a tarantella ed è difficile che io possa dire qualche cosa. In generale, però, i giovani, perché riesco a prenderli? Perché praticamente nelle canzoni, sia quelle antiche di ricerca, sia quelle che scrivo io, e tratto i loro problemi. Cioè io, pur cantando una canzone di 200 anni fa, sono sempre attuale. Mai nessuno può dire, dice sì, però canti canzoni antiche, perché c'è sempre viva l'attualità dei problemi. Governo italiano, ti ringrazio che io canto. No, non è il fatto che sto prendendo. È nata dopo l'Unità d'Italia, ma io la canto e sembra una cosa scritta oggi, capito? Questo è il punto. Quindi i giovani, fra l'altro, si trovano malissimo, disoccupazione in tutti i campi, eccetera, e il fatto di sentire i loro problemi, che erano parzialmente, erano anche i problemi degli antichi, loro si sentono privilegiati in questo campo, perché dice, c'è qualcuno che si occupa di noi. Grazie Otello Profazio, noi vorremmo parlare ancora per qualche ore e ore, perché a noi avremmo cose da dire, non esageriamo, perché il tempo passa, ormai è tardi, io voglio... Il tempo passa, gira squaglia e usando non cammina. E usando non cammina, questo, ecco, come subito in tutte le cose sa mettere il proverbio, sa mettere il motto, il detto che può andare bene. Questa è una cosa pure che a me è piaciuta sempre, cioè... La lingua ha una lingua sciolta, non impedisce mai sul discorso, riesce a trovare la sua battuta, che è una battuta saggia, però fa ridere. Comunque ce n'è tante su questo, cupar assai una vendatila, ecco, non bisogna esagerare. E comunque un proverbio eccezionale che lo voglio ricordare nel contesto in cui l'ho ricavato, no? Ero in Argentina e c'era una specie di congresso di nostri emigrati, Farces, eccetera. Ora, fra questi congressisti c'era gente che parlava forbito, tipo, però trippila u porco e u porca per trippila. A un certo momento un certo Sorbara, che faceva anche lui parte di questa associazione, e che sentiva tutte queste parole, lui è originario di Cinque Fronti, qua vicino, e sbottò a un certo momento, sentendo questo discorso, e disse, è un proverbio espresso in un dialetto di una volta, che non è più quello di ora. Comunque il proverbio, scusate, ma non sono sconcio, è bellissimo, è espressivo, e si può riutilizzare ogni volta che uno sente dei discorsi osceni. Si li paroli si paga reno, tanti cazzi non si direno. È forte, veramente una delle sue stupende. Allora, Otello Rovazzi, vorremmo parlare ancora, ma ormai il tempo stringe. L'ultima cosa che vuoi dire tu, che ti esce dal cuore per la nostra terra, perché noi siamo accomunati nell'unico destino di questa Calabria, che è un destino buono, di speranza, io ho questa fiducia. Ecco, tu nei tuoi canti la esprime pure questa fiducia, anche nei canti più malinconici, anche nei canti che sembrano fatti più per una disgrazia che per... Vuoi dirla tu? Ma io vorrei dire questo, tutti siamo fieri, non si sa perché, di essere uomini del Sud. Gli uomini del sud si credono disgraziati, ma poi alla fine non bisogna pensare di essere troppo disgraziati. Questo vittimismo bisogna togliercelo di dosso. Ed io in una profaziata in italiano, che ho scritto qualche anno fa, ho detto, io sono del sud, più sud che c'è, sprofondo sud, ma uomo del sud non c'è che più a sud. Più in là del suo sud, un sud non trovi più sud del sud. Quindi c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi. Quindi bisogna essere sereni e tranquilli. Okay. Passo il microfono al signor Viola, Benito Viola, che è stato con noi. Lo ringraziamo di cuore per questa possibilità che ci ha dato.
Io voglio prima ancora un attimo solo dire un messaggio ai nostri telespettatori. Noi stiamo facendo una festa della Madonna della Montagna, una grande festa con grandi tradizioni. Ecco, li voglio invitare a collaborare, ad essere più vicini a noi del Comitato per collaborare, contribuire con idee e anche economicamente, perché no? Perché abbiamo bisogno per fare più grande questa festa. Noi ringraziamo il signor Benito che ci ha dato una grande mano, ringraziamo Otello che è venuto qua a cantare per noi. Ecco, gratis, diciamolo, gratis, ecco, lo stavo dicendo, è venuto per noi a cantare così spontaneamente, così con tutto il cuore per questa nostra festa, perché si è sentito uno di noi. Benito, vi passo il... Voglio rettificare però, non gratis completamente. Vin per la mangiata. No, noi diciamo gratis. E se vuole il signor Lampi, il presidente, definire il programma, ha cominciato con Otello Profazio e finisce la banda, eccetera. Ah, grazie, ce l'ha questa possibilità, noi la sfruttiamo in pieno. Ecco, noi abbiamo questa grande festa, stasera c'è stato il falò dell'invito e abbiamo avuto ospite Otello Profazio, insieme a Deborah Andronaco, insieme a Agostino Vicoli, insieme al maestro Miglioresi. Hanno tenuto una serata veramente come si deve. Tutta la gente è rimasta contentissima, una marea di gente. Allora, le serate continuano adesso da domani fino a giorno 6 a cura dell'amministrazione comunale. Poi giorno 7 ci sarà la vigilia della festa, la banda, la grande banda Città di Musicale, Città di Bracigliano, che terrà concerti sia il 7 e sia l'8 di settembre, l'8 giorno della festa della Madonna della Montagna. Il pomeriggio alle 18 ci sarà la processione, che come sempre sarà seguita da migliaia e migliaia di persone, da molti emigrati che per l'occasione ritornano nella nostra città. E poi infine giorno 9 ci sarà l'ultima serata, la cosiddetta giornata dei miracoli, con la serata Ivan Graziani, il cantautore di musica leggera da tutti conosciuto e stimato, che terrà un concerto dalle 10 fino a mezzanotte, 2 ore di concerto. Noi siamo contenti che abbiamo avuto il plauso di tutta la popolazione per questo programma che siamo riusciti a scegliere. L'abbiamo scelto noi con l'aiuto di tutti voi. Vi ringraziamo per questo, vi invitiamo di nuovo a collaborare, ad essere vicini, solidali col Comitato, perché abbiamo bisogno di questa vostra solidarietà. L'abbiamo bisogno perché lavoriamo per la Madonna, per onorare la Madonna, ma anche per onorare la nostra città, la nostra tanta amata città che tanto ha bisogno dei nostri sforzi per riprendere quel cammino di civiltà che l'ha sempre contraddistinta. Quindi, grazie Otello. Passo di nuovo il microfono a Otello, al Benito Viola, per salutarti. Così ti salutiamo, ti lasciamo andare, perché veramente ti abbiamo, non dico sfruttato, ma ti abbiamo tenuto popolarizzato abbastanza. Grazie ancora. Benissimo, grazie al Presidente del Comitato Feste, signora Lampe. Quindi praticamente, gentilissimi telespettatori e telespettatrici di Televiola, veramente ci abbiamo sentito veramente onorati questa sera con Otello Profazio, che ha dato veramente una serata meravigliosa, tant'è vero che la gente stava lì praticamente, no, non se ne voleva andare, purtroppo il tempo stringeva, abbiamo dovuto. E dunque io volevo dire, perché ha detto il Presidente delle parole meravigliose, le mie domande quindi sono fatte, quindi io taglio perché ha spiegato tutto il Presidente. Quindi volevo, niente, qui a Taurianova ti sei trovato bene questa sera, quindi... Ho mangiato bene. Ancora la cucina è quella tradizionale. Poi volevo dire, mi sembra che questa sera in piazza, al tuo arrivo, c'era un tuo caro amico che ti aspettava a salutarti, quindi praticamente vuoi dare un saluto al sindaco, al senatore Argiroffi. Argiroffi, Emilio Argiroffi, è un caro amico da tanto tempo e soprattutto un grande poeta, ecco, una persona sensibilissima. Io l'ho nominato, fra l'altro ho accettato una sua ricerca per la famosa ballata epica dell'emigrazione, e l'ho citato in piazza, lo saluterò domani perché lo chiamerò al comune,
ma siccome lui è uno degli aderenti del circolo Reggio Miuli di Reggio Calabria, io ho occasione di vederlo molto spesso, può darsi che lo riveda anche martedì prossimo. Quindi con questo noi adesso chiudiamo. Prima di chiudere faccio un saluto anche al cameraman Antonio. Niente, ha detto tutto il signor Arampi, come ha detto prima, quindi volevo chiudere praticamente con, non so come potreste, c'hai la chiusura, il pubblico che ti segue meravigliosamente sul Televiola, le canzoni che mandiamo sempre sulla sigla di Televiola, ci sarà una, la formula vincente, una tuo, un tuo verso, qualche cosa, una battuta di chiudere a tutte quelle che ti hanno seguito. E prima di passare voglio salutare e ringraziare il Comitato Feste, il presidente del Comitato Feste che è qui con noi questa sera, ci ha onorato anche lui, il signor Nenì Parrone, naturalmente anche il signor Sposato e tutto il comitato, perché non mi ricordo i nomi, quindi praticamente vi ringrazio per avermi dato fiducia di organizzare insieme a voi una festa veramente meravigliosa. Adesso io ho terminato, lasci il microfono, di chiudere te con una battutina, qualcosa ai telespettatori che ti seguono domani, signore e signori, buonanotte. Il mezzogiorno, tempo era di elezioni e i candidati sfilavano in ta piazza du paesi, ognuno promettiva a tumulati e noi stacivamo con la ricchitissi. C'era chi promettiva la riforma du codice civile e du penale, e commentiva in tal suo programma la pace e lo disarmo universale. Cucchio semplicemente promettiva di fare casi, parchi, strade e fogni, e cutonava contro la corruzione, l'evasione fiscale e altre vergogne. Eramo tutti là, giovani e vecchi, che scegliere volimo una persona onesta e sana e con i sensi buoni e che gromola mari non diduna. Vinni poi in oraturi fuori al regno, che pesando i parole disse calmo: io sì che vi risolvo e piglio impegno l'arduo problema di Lumenziorno. A sto punto esultò Mastro Gilormo: tu sì che ne capisci, a tia votamo, fatti un problema grosso io Menziorno, vuol dire che la sera n'arranciamo. Grazie. Benissimo, lo ringraziamo tanto a Otello Prefazio, un grande amico anche di Benito Viola, e quindi con questo noi chiudiamo e... niente, cosa diciamo? Ci vediamo ci vediamo prossimamente. Ed ora capedisse chi sta, buonanotte. Ecco, volevo dire, volevo far vedere qualche immagine ai bambini che sono venuti con Otello Profazio un attimino. Anche a comitato io mi alzo e lo do spazio a questi ragazzi, va bene? Ah, far vedere i ragazzi. Ah, grazie. I ragazzi che si sono addormentati data l'ora tarda. Ecco, ad Antonio, Antonio che è mio figlio più grande, ne ho tre maschi, Antonio, Alfonso e Andrea, che saluto affettuosamente, i telespettatori me lo consentono, grazie di nuovo Otello, grazie a tutti voi, buonanotte a tutti. Grazie signor Nicolò, siete stati grazie a voi. Veramente gentile.